il rende e numeri importanti arrivano in casa, soprattutto da parte, sì, del Teramo. È la terza vittoria consecutiva in casa, è un Teramo che sta mantenendo in questo momento una striscia positiva altissima. Sono 4 vittorie nelle ultime 5, ma direi che Tedino in questa categoria è allenatore che fa la differenza. Sta facendo benissimo Magnaghi, che è un ex Pordenone anche lui come Tedino. Bombaggi, anche lui 8 gol da centrocampista offensivo. È una squadra che ha trovato adesso i giusti meccanismi, continua a essere una squadra che nei playoff potrebbe diventare, secondo me, una mina vagante per tutti. In un campo che ha dei segreti, non lo so. Qui intanto vediamo appunto il momento del Teramo con questi 4 clean sheet anche per Tomei. Quindi è una squadra offensiva che segna, ma una squadra che sta anche dei segreti, trovando anche a livello tecnologico. Forse veramente ti riferivi a questo, Gianluca. Non lo so, ascoltiamo con grazia di Dio il presidente del Teramo, Iachini. Altro con... Abbiamo i piedi puntati sul campo del Teramo. È un campo altamente innovativo e tecnologico, ma ci facciamo spiegare direttamente dal presidente Franco Iachini di cosa si tratta, visto che è anche un ingegnere, quindi ha subito sposato l'idea di migliorare e guardare al futuro. Sì, e questo quando appunto ho preso la gestione dello stadio, avevamo davanti il primo problema, che era quello del manto erboso, un manto che era consumato, rovinato. Abbiamo contattato un'azienda tedesca molto all'avanguardia, che tra l'altro ci ha proposto questo campo sintetico con delle inserzioni naturali che rilasciano costantemente l'umidità e quindi lo fa sembrare proprio un campo in erba. I sensori che voi vedete a bordo campo permettono di poter misurare le accelerazioni, le spinte, il jumping degli atleti, che oggi voi quasi tutti sapete che i calciatori indossano dei sensori GPS per poter misurare le velocità, quanto corrono, e questi unitamente agli altri permettono di dare ulteriori dati, informazioni che i preparatori atletici li analizzano e vedono lo stato del calciatore. Noi, tra l'altro, io anche i miei ingegneri in azienda, stiamo cercando di sviluppare, essendo anche un software aperto, perché abbiamo chiesto anche di avere possibilità di poter elaborare personalmente, e vorremmo sviluppare qualche algoritmo che chissà se ci potrebbe uscire qualcosa. Anche questo poi è un mio retaggio della mia attività precedente. Beh, bello vedere comunque le società in continuo aggiornamento. Ma poi un altro cognome, Iachini, non è parente di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, però è un altro protagonista di questo campionato, e siamo felici dell'avanguardia e della modernità che alcuni club di C possono trasmettere anche magari alle categorie. Situazione che monitoreremo, tra l'altro, perché insomma vogliono sviluppare il software, quindi avremo molta attenzione ancora nei confronti del Teramo anche su questo fronte. Cambiamo